Abbiamo appena lasciato l'assessore alla cultura Antonella e la mia carissima amica Carmen Basile, con cui ho condiviso parte della mia vita universitaria. Abbiamo visitato il santuario bellissimo di San Martino. Adesso ci indirizziamo verso il paese di Ururi. Ciao a tutti, sono Marika e vengo da Ururi, un piccolo paesino che si trova in Molise. Ebbene sì, al contrario di molte dicerie, voglio raccontarvi che il Molise esiste e come, e ospita posti che vennero assediati in passato da popoli provenienti dall'Albania. Uno di questi è proprio Ururi, che nasce su una collinetta alta circa 260 metri e che conta 2580 abitanti. Arrivando in questo borgo potrete ammirare il lungo corso che comprende un piccolo boschetto, adatto a fare passeggiate. Proseguendo verso il centro, potrete trovare un parco interamente dedicato alla memoria dei caduti della Seconda Guerra Mondiale, rappresentati da due cannoni utilizzati durante la guerra e un monumento interamente dedicato a loro. Inoltrandoci sempre di più, possiamo ammirare un murales rappresentante la tradizionale carrese, che ricorre ogni anno il 3 maggio in onore del Santissimo Legno della Croce. È una corsa gareggiata da tre fazioni, composte da fantini e persone che corrono su un carro trainato da buoi e spinto da cavalli. Le tre fazioni vengono rispettivamente chiamate Giovani di colore bianco-celeste, Giovanotti giallo-rossi e Fedain giallo-verdi. Prima di questa corsa viene effettuato il rito della benedizione di animali e carristi, proprio davanti alla chiesa madre situata nella parte vecchia del paese. Non vi resta che venire a scoprire di persona questo piccolo centro in questa grande regione, per provare anche uno dei piatti tipici del posto, chiamato ghimavè, un piatto povero composto da brodo di carne lasciato bollire e a cottura ultimata viene aggiunto l'uovo sbattuto col formaggio e molto speziato. Detto questo vi aspetto, un saluto da Ururi. Abbiamo appena lasciato il piccolo paese di Ururi, abbiamo incontrato Marika, che ringrazio con tutto il cuore, e dopo una grande salita e sotto il sole cocente sono arrivato in quello che è il mio paese di origine, dove sono nato, ovvero Larino. Allora, siamo qui a Larino Centro Storico con due signore squisite che ci illustreranno brevemente quelli che sono i piatti tipici di Larino. Buongiorno, come vi chiamate? Carmela, ma la testa Carmela. E lei signora? Di là alla Fiorenza. Benissimo. Allora, quelli che sono i piatti tipici? Sì, si facevano tante feste a Larino, però adesso non si possono fare più, perché stanno questi virus che si girano per il mondo e non si fa niente più. Noi facevamo a Cappella di San Giuseppe. Che tanta gente, che tanta cosa, mo è finito il mondo, non si fa niente più. Non si fa niente più, perché aziende antiche sono finite e non c'è più queste cose. I giovani non vogliono sapere, Si vanno sapendo per mangiare, per l'altra cosa non vogliono venire. E cosa si mangia di buono a Larino? Si mangia tutto quello che ordine, che vogliono. È un piatto tipico che si usava anche in antichità? In San Giuseppe si faceva la mollica di San Giuseppe, pane di San Giuseppe, legumi di San Giuseppe, si facevano tante cose. E la mollica come viene fatta, signora? Si viene fatta con 13 ingredienti.
con 13 ingredienti. Sì. Tanta, nocella, noce, nocella, menela, noce moscata, tutte queste cose. Io non mi manco tanto ricordo come sono, però io tengo segnato. E viene fatta anche la pasta di casa, fatta in casa quindi? Li ho fatto dal 1946, fatta la cappella di San Giuseppe, e sono 3 anni che non la faccio più, perché non ce la faccio. I miei figli non possono venire e io non ce la faccio. Di femmine anziane, come una volta, che tutto si chiamano per vedere questa cappella, questo aiutamento di santi. Mo non ci tengono più i giovani di mo, non ci vengono. Vengono soltanto per mangiare, ma tutto il resto non viene a aiutare niente. Ma se dovesse venire una persona dall'estero, da fuori, lei cosa gli consiglierebbe? Cosa gli farebbe mangiare? Io non gli faccio mangiare niente perché non ce la faccio. Quando stanno come si chiama? I ristoranti. Ma quando lei era piccola, cosa mangiava di solito? E mangiavo tutto quello che ci stava. E cioè? Perché noi amiamo trovare tanta fatta come chi si demò. Chi si demò quando trovavamo tanta aggiuntalezza, ma noi ci mangiavamo tutte cose. Ad esempio un piatto tipico di Larino sono le scarpelle fritte, giusto? Le scarpelle. E come vengono fatte queste scarpelle? Queste scarpelle vengono ammassate con la farina, poi ti fanno ricrescere e dopo si allungano sull'olio che si friggono e si mangiano. E sono buone quindi? Sono buone, mi fa un fornare sotto. E le taccozze, mi diceva anche la signora, le taccozze con i fagioli? Che i taccozze con i fagioli, noi chiamiamo i tagliariel li chiamano. I tagliariel sono quelle, si fa la pettola e poi si arrotola così, no, 2-3 dita, e poi si taglia sottili, e vengono come tagliolini. E poi vengono condite con i fagioli. Con i fagioli, come si possono? Con i ceci, con la verdura. Assoluto, con il sugo rosso si possono fare. Queste sono le cose di prima. Oppure le taccozze, quelle tagliate così. Proprio le taccozze, okay. Fatto bello in pasta asciutta, quello era il piatto speciale di prima. Facciamo un saluto, salutiamo. Vi saluto io, non fa niente. Grazie di tutto e a presto. Sono Marina, ho 32 anni, sono nata, cresciuta e vivo tuttora a Larino, una piccola grande realtà del Molise. La città, con una popolazione residente di circa 6.600 abitanti, dista 30 km dalla costa adriatica e 60 da Campobasso, capoluogo di regione. Arrivando a Larino, si nota immediatamente che il suo abitato è diviso in due parti ben distinte, il centro storico sorto in epoca medievale e la parte alta che insiste sui resti della Larino romana. La città ebbe momenti di massimo splendore, fu infatti capitale della Frentania prima ancora che Roma nascesse e successivamente divenne un'importante città romana. Ne sono evidente testimonianza l'anfiteatro, le terme e i mosaici rinvenuti. L'anfiteatro romano risale all'81 d.C. sotto l'imperatore Flavi. La data è documentata da un'epigrafe rinvenuta nella porta ovest dell'edificio che reca il nome del ricco senatore Larinate Quinto Capito, che per volontà testamentaria lo fece edificare. Si tratta di un anfiteatro di media grandezza e di forma ellittica che poteva ospitare fino a 16.000 spettatori. Fu costruito in una struttura mista, in parte scavata nel tufo e in parte composta da mura sopraelevate. Sono ancora evidenti i 4 ingressi principali, tra cui la porta nord, o porta dei gladiatori, e la porta sud, invece oltrepassata da gladiatori vinti e dalle carcasse delle fiere. La Villa Zappone è un edificio in stile Liberty, costruita agli inizi del 1900 dall'avvocato Filomeno Zappone. Lo Stato nel 1994 ha esercitato diritto di prelazione nei confronti della villa e l'adiacente parco archeologico. Quest'ultimo nasconde i resti delle terme romane del II secolo d.C., i mosaici dei mostri marini. All'interno della scuderia è visibile il condotto fognario utilizzato anche per le terme adiacenti. Il Palazzo Ducale di Larino sorge su un originario castello normanno databile tra 1100 e 1200, in una posizione strategica vicino ad una delle porte medievali che permettevano l'accesso alla città. I vari signori di Larino, tra cui Caraffa e Di Sangro, apportarono diverse modifiche sull'edificio.
Nel 1857 venne acquistato dal comune di Larino. L'edificio oggi è costituito da più piani, tra cui quello del museo dedicato ad Aldo Biscardi, originario di Larino, la mostra fotografica permanente della famiglia Pilone e il museo civico archeologico. Quest'ultimo conserva molti reperti romani come epigrafi, anfore, dolia e oggetti di uso personale come rasoi. Di particolare interesse i tre pregevoli mosaici di età imperiale detti degli uccelli, della lupa e del leone, rinvenuti tutti nella parte alta della città. L'architettura si intreccia a storia e tradizioni. Questa era importante per la presenza di vari edifici religiosi come l'antico seminario cristiano, l'episcopio, la chiesa e il convento di San Francesco. È un luogo dal valore storico, architettonico ed emotivo per tutti i larinesi. Una piazza dove le pietre parlano, i colori e i suoni della festa patronale riecheggiano per tutto l'arco dell'anno, in attesa del mese di maggio. Così, in questo luogo magico, i larinesi sembrano vivere nel ricordo della festa appena trascorsa e nell'attesa della nuova che verrà. La chiesa di San Francesco è una chiesa trecentesca. La caratteristica principale è la copertura che presenta un'ampia cupola affrescata del Settecento dal noto pittore molisano Paolo Gamba. Qui viene rappresentata l'incoronazione della Vergine. La Basilica Cattedrale di Larino, dedicata all'Assunto e al patrono San Pardo, fu costruita nel 1319 su antiche preesistenze. La facciata romanica è divisa in due piani da una cornice. In quello inferiore è presente il portale decorato da colonnine, capitelli, decorazioni floreali e due leoni, simbolo di vigilanza. Nella lunetta la Madonna San Giovanni e in alto un angelo che incorona Cristo crocifisso e con la mano sinistra nasconde la corona di spine. Il rosone, insolitamente a 13 raggi, si inquadra in una cornice dove sono presenti l'agnello mistico, gli evangelisti e San Pardo. Il campanile è stato realizzato invece in due epoche diverse, tra il 1400 e il 1500. All'interno di particolare importanza i due affreschi di Sant'Orsola e l'Annunciazione. In sagrestia è custodito il busto argenteo di San Pardo, protettore di Larino e della diocesi. La storia narra che nell'anno 842 Larino venne distrutta dai saraceni e che gli abitanti di Lesina e Lucera, indisturbati, sottrassero furtivamente le reliquie dei santi martiri Primiano e Firmiano. I larinesi sopravvissuti, venuti a conoscenza del furto dei loro santi, partirono con l'intento di recuperare i corpi trafugati, ma nei pressi di Lucera trovarono i resti mortali di San Pardo e decisero così di prelevarli. Deposero le reliquie del santo su un carro trainato da buoi, ornandolo con fiori di campo e tornarono di corsa a Larino, dove giunsero il 26 maggio dell'842. Da quel giorno, il 25, 26 e 27 maggio, la tradizione millenaria prevede una processione di circa 120 carri agricoli trainati principalmente da buoi e decorati da fiori di carta crespa colorati, realizzati rigorosamente a mano. La ruota che muove questa tradizione è l'amore e la devozione, che viene tramandata di famiglia in famiglia, una festa che vede coinvolti proprio tutti i larinesi. Primario! Dall'antichità la città ebbe grandi bacini di raccolta delle acque. Oggi ne sono rimaste poche ancora ben conservate, tra cui la settecentesca fontana di Basso, che richiama alla mente una delle porte medievali che delimitavano la città. La fontana nuova, posta nel 1879 nel cuore della città, è la fonte di San Pardo. La costruzione di quest'ultima è legata a un episodio leggendario del santo. Si narra infatti che San Pardo, al suo arrivo nella città, fece sgorgare acqua dal terreno per dissetare i buoi sfiniti che da Lucera avevano trainato il carro sul quale erano poste le sue reliquie. Il Carnevale di Larino ogni anno richiama turisti provenienti da tutta Italia. A caratterizzarlo sono i carri allegorici di carta pesta realizzati da giovani larinesi accompagnati dai loro strepitosi corpi di ballo. L'aspetto territoriale influenza anche la tradizione gastronomica contadina. Qui si produce l'olio extravergine di oliva e vari vini, tra cui la tintilia,
un vitigno autoctono molisano introdotto nella seconda metà del Settecento.